raccomando, Leonardo, non fare schifo come al solito. Questa è una tua grande opportunità. Benvenuto nella tua nuova casa. Buongiorno e benvenuti, ragazzi. Questo è un nuovo anno che passeremo insieme e si spera che passerete con noi anche gli altri che verranno. Che palle, quanta ipocrisia. Ma come? Sì, qui sono tutti ipocriti, specialmente lui, Michael Angelo. Stella d'anca da quella prima donna. Quest'anno i ragazzi che dovranno lavorare alla mensa saranno sorteggiati e dovranno lavorare insieme. Mi affassa Maria Vergine! Devo dire la verità al mondo! Lui c'è! Esiste davvero! Devi andare dal direttore! No che non ti aiuto! Farei meglio ad andare ad affrescare la cappella con Michael! La mensa! Il mondo sta per finire! E tu dovrai dire al mondo la verità! Fin dall'alba dei tempi, altre forme di vita hanno abitato su questa terra. E l'arcangelo Gabriele era uno di loro e venne mandato per annunciarmi che nel mio grembo era stato impiantato un ibrido alieno. Ascoltate, ascoltatemi tutti. Ho un messaggio importante per il mondo intero. Mi senti, Barbara? È impazzito, è andato da Barbara adesso! Michael ti sta cercando dappertutto! Leonardo, sei stato condotto innanzi a noi per rispondere delle tue colpe. Signori della corte, credo di non aver infranto nessuna legge esercitando il mio diritto di libertà di pensiero! Quindi affermare che Dio, gli angeli, Cristo abbiano natura aliena non è motivo di colpa. Voi che mi giudicate, voi dovete stare attenti! Nostro Signore non è un alieno e non abita nello spazio. Voi non capite, è una congenere! È innovazione! Leonardo, te lo chiedo per l'ultima volta. Da dove viene Dio? Non temere, mamma! Io farò nuove tutte le cose!